Pronti piani da COIS, dal 1° di settembre avrà un aumento, chiederemo un aumento di 30 euro e la mira da treno da subito 30 euro. Per quanto mi riguarda il mio settore che sono i tubi, da subito chiediamo 2 punti in meno, da subito in Italia, 2 punti in meno anche all'estero e da settembre, dall'inizio di settembre, rientra dalle ferie, e riuscire a ottenere altri 2 punti, sia in Italia che all'estero. Oggi dobbiamo avere la forza di ottenerli, anche perché trovare materia prima non è così semplice. Siamo sicuri, certi, perché oramai è assodato, stanno già chiedendo le acciaierie, gli aumenti, parecchi di noi siamo anche disassortiti, quindi dovremmo andare a riacquisto, quindi secondo me c'è questa possibilità e sicuramente io ritengo che è indispensabile ottenere ciò che stiamo chiedendo, perché gli acciaierie sicuramente ci faranno pagare di più. Un po', diciamo, l'intervista che ha rilasciato anche il dottor Antonio. Ecco. Per quanto riguarda, ecco, l'estero, molto probabilmente forse ne abbiamo più bisogno, forse, perché all'estero ultimamente c'è stato un po', ecco, di ritardo c'è stato un po' di ritardo nel praticare il listino nuovo, che noi siamo partiti, alcuni altri sono partiti in ritardo, però vedo che pian piano le cose si stanno sistemando. Cioè, hanno capito che anche i paesi del nord hanno capito che era una cosa importante che andava fatta. Quindi questo è. La richiesta è. I clienti sono un po' tutti con le scorte molto basse e quindi dovranno ritornare all'acquisto. In parte qualcuno ci ha già pensato perché era impensabile che la materia prima rimanesse ferma ai livelli di qualche settimana fa. E quindi forse magari i più svelti più hanno pensato che molto probabilmente portare a casa un po' più di materia prima, un po' di prodotto semilavorato, tubolari. Forse era il caso, ecco. Ma questo penso che succeda un po' in tutti i settori, penso anche dai laminati, penso anche che i laminati stiano chiedendo anche loro e si aspetta anche un aumento del rottame, quindi è tutto un po' in movimento. Io ritengo che non ci sarò io a settembre. Ma i miei colleghi sicuramente vedranno questo.